Allenamento stamani presto per il Pescara, nel pomeriggio il volo da Fiumicino, destinazione Olbia, dove i biancazzurri domani sfideranno alle 14 l'ultima della classe, in una partita che i sardi devono vincere per coltivare speranze di play-out. Il tecnico biancazzurro Cascione si aspetta una gara complessa e lancia un monito ai suoi. Non dobbiamo commettere assolutamente lo sbaglio, perché sarebbe proprio da darsi proprio la zappa sui piedi, pensare di andare a giocare lì con sufficienza. Se facciamo questo sbaglio usciamo da Olbia facendo una brutta figura. Un clima un po' particolare, ci sarà un po' di vento, il campo piccolo, è una squadra che darà tutto sicuramente, e quindi sarà una battaglia da affrontare non solo non solo a livello tattico, in maniera intelligente, ma soprattutto con lo spirito e con la cattiveria giusta per portare a casa la vittoria. Merola ha smaltito l'affaticamento muscolare, da ieri è tornato in gruppo e domani sarà titolare nel tridente con Cuppone e Accornero. A centrocampo torna dal primo minuto Aloi con Squizzato e Dagasso, quest'ultimo in ballottaggio con Tugnov. In difesa Pierno e Moruzzi si contendono il posto dello squalificato Milani, conferma per Brosco, Mesic e Floriani. Cascione si aspetta progressi, trovata la compattezza, ora bisogna tornare a fare di più in fase offensiva. Per vincere le partite bisogna osare, bisogna cercare di stare un po' più dentro l'area, gli attaccanti viene naturale, ma bisogna avere anche il supporto dei centrocampisti, dei terzini, comunque di una sorpresa in mezzo al campo che ogni tanto si butti e cerchi di arrivare alla conclusione, quindi è più questo da mettere a posto. Domani 14 aprile, 12° anniversario della scomparsa di Pier Mario Morosini, in quel nefasto Pescara Livorno era in campo Emanuele Cascione, che ricorda così quegli attimi. Un momento molto forte, particolare, un ragazzo con cui ho giocato insieme a Reggio Calabria, quindi lo conoscevo molto bene. Sono stati momenti drammatici, il ricordo di Mario è sempre costante, non lo dico tanto per dire veramente, perché comunque è un ragazzo che mi è rimasto nel cuore e quando è successo quello che è successo ha segnato molto anche il mio percorso, non solo a livello calcistico ma anche a livello umano.